fuochi, di nuovo i riflettori accesi, di nuovo le telecamere straniere, delle emittenti straniere, di nuovo c'è il problema dei veleni. Va bene, se è servita una fiction, se serve, come spero serva, questo libro, che spero vada veramente in giro, non solo nella nostra regione, ma in tutta Italia, benvenga tutto per lasciare sempre che non ci si dimentichi di questo dramma. La storia del libro non ve la, insomma, non ve la voglio anticipare perché lo dovete leggere, vero? Abbiamo qui, ma lo dovete leggere perché proprio si divora, insomma, si può leggere veramente in poco tempo perché appassiona. È la storia appunto di Roberto, questo poliziotto che indaga, ma indaga nella solitudine, stato. Perché il vero dramma, come ricorda proprio in questi giorni il pentito Berrella, è che non era solo la camorra a gestire questo traffico illecito di veleni, ma c'era la politica, c'era l'imprenditoria, c'erano i colletti bianchi. Pochissimi di questi sono finiti in carcere, molti si sono riciclati, molti continuano a governare ed è questo silenzio che la stessa Monica Mancini, che oggi per motivi familiari non può essere qui, ha sottolineato. Cioè, ci sono ancora tanti impuniti, tante persone che io, come tanti italiani, come tutti gli italiani onesti, vorremmo vedere in carcere o quantomeno sotto processo, almeno. Ed è questo che emerge, è un po' la richiesta che nasce spontanea dopo aver letto il libro di Nello Trocchia, dedicato a Roberto Mancini. Nello, come è nata questa storia, come è nato questo libro? Intanto, sì, si sente. Sì. Intanto grazie di questa serata insieme. Buonasera a tutte e tutti. Simonica non c'è perché ha avuto un problema, purtroppo sta in ospedale, una cosa spero risolvibile con la figlia. E Luca, che è l'altro autore, è appena uscito dall'ospedale perché si è rotto il libro appena. Ma sì, è un po' particolare. È stato Luca Ferrari a intervistare per primo, che è coautore, Roberto Mancini. Lo fece un'intervista, pensavo un'intervista per Repubblica Inchiesta, e fece emergere la storia di questo poliziotto. Se ne è parlato, come dici tu, si va un po' a ondate, no? Si procede un po' a ondate sul tema che noi chiamiamo genericamente terra dei fuochi, ma che riguarda diverse direttrici di inquinamento. E poi Roberto ha combattuto con il tumore, è morto il 30 aprile 2014, 2 anni fa, e dopo Luca e la moglie Monica, la moglie di Roberto Monica, hanno deciso di scrivere un libro e mi hanno coinvolto chiedendomi, proprio per i lavori che avevo fatto sulla questione ambientale in Campania, essendomi occupata anche della vicenda laziale, non solo, di rileggere quell'informativa, no? Di provare a fare anche un passo successivo, cioè proviamo a capire con gli imprenditori anche che fine hanno fatto, di che cosa si occupano oggi. E quindi abbiamo iniziato a lavorare sull'informativa di Roberto Mancini. Roberto Mancini è un poliziotto che negli anni 90 entra alla Criminal Poll, fine anni 80 entra alla Criminal Poll del Lazio e si imbatte in una storia di riciclaggio, di lavaggio di denaro sporco, chiudendo la banca industriale di Cassino. Era l'anno 1993, tra i pensionati e i prestanome spunta il nome di Cipriano Chianese, avvocato imprenditore, riverito e rispettato non solo dai boss, ma anche dal notabilato casertano, uno dei giganti di quella terra. Era considerato allora, e da molti è stato considerato per lunghi anni, un riferimento. Si imbatte in Cipriano Chianese e scopre l'organigramma affaristico imprenditoriale che ruotava attorno al dominus, a quello che in Gomorra è Tony Servillo, cioè il broker dei rifiuti. Cioè, Roberto Mancini nell'informativa del 96 parla proprio di broker dei rifiuti. Roberto e la sua squadra chiudono la banca industriale di Cassino, lavorano su Chianese, ricostruiscono quell'organigramma, depositano un'informativa nel 1996 che non ha esito giudiziario, ma che viene
ripresa dopo un decennio e acquisita agli atti del processo che oggi è in corso presso il Tribunale di Napoli a carico proprio di Cipriano Chianese. Le date sono il racconto di un rammarico, per dirla eufemisticamente, perché l'informativa di Roberto è datata 1996, firmata dal capo della Criminalpolla, Nicola Cavaliere. Cipriano Chianese viene arrestato nel 2006, Cipriano Chianese 20 anni dopo il deposito di quell'informativa è anche i soggetti di un'arena di una Cina democratica. Scriviamo il libro partendo da quell'informativa, provando a ricostruire i nomi e i cognomi. Tu accennavi a Nunzio Perrella, al primo boss pentito che ci ha restituito in uno stretto dialetto napoletano la frase che racconta tutto, che è stata tagliata. Quando l'ho incontrato qualche mese fa, Perrella mi ha restituito l'altra parte della frase. Lui disse a un magistrato: tutto questo nell'informativa, questo paradigma, questo sistema c'è, lo scopre, lo scova Roberto Mancini e la sua squadra. Perrella qualche anno prima, tra il 92 e il 93, racconta ai magistrati, all'attuale capo della DNA, della Direzione Nazionale Antimafia, Franco Roberti, dice: la monnezza è oro, dottò, e la politica è una monnezza. La frase raccontava tutto, perché anche nell'informativa di Roberto si mettono in fila i protagonisti. Certamente al tavolo della spartizione c'è la Camorra, qui siamo a Giuliano, feudo del clan Mallardo, che in combutta col clan dei Casalesi hanno spartito, hanno contribuito ad avvelenare la terra che calpestavano indecentemente e anche dimostrando la loro totale ignoranza. Hanno spartito, hanno preso la mazzetta esattamente come la prendevano su ogni ciclo produttivo del settore legale o illegale che gestivano attraverso gli imprenditori contigui. Ma gli altri responsabili, e c'era nella frase di Perrella, ma c'è nell'informativa di Roberto, sono gli imprenditori e quei politici, perché usciamo dalle generalizzazioni, che hanno preso mazzette in cambio di autorizzazione. Perché questa storia è una storia di imprenditoria affaristica e di corruzione. C'è una storia di cancellazione o diminuzione dei costi di smaltimento dai bilanci ed è una storia di mazzette, dove c'è un ruolo, ovviamente, in terra campana, anche della Camorra. Ma la monnezza è oro, dottore, e la politica è una monnezza. È l'assessore liberale della provincia di Napoli, che viene inquisito nel processo Adelphi e che viene assolto per un capo di accusa e per l'altro viene salvato dalla prescrizione, che prendeva mazzette, si chiama Perrone Capano, in cambio dell'autorizzazione. E la monnezza è oro perché c'era, quello è il paradigma dell'affare, un'alta remuneratività, tanto guadagno sui soldi, sulla monnezza, sui rifiuti industriali, e c'era un bassissimo rischio penale. Io a 13 anni, originario di Nola, andavo in giro con gli amici, con la comunità, a provare a evitare le discariche che costruiva lo Stato, e già allora si sentiva parlare di inserire i delitti ambientali nel codice penale. Di anni oggi ne ho 33, ne sono passati 20, e questo è stato realizzato lo scorso anno. E per questo è una sottovalutazione, è un vuoto e un silenzio che riguarda tutti. Le comunità locali, sì, che però hanno acquisito livelli di consapevolezza accettabili, soprattutto in campagna, ma il legislatore, che non ha normato, perché era intrecciato con quel livello di imprenditoria affaristica. E anche una cultura giuridica che forse in quegli anni, Perrella lo ripete sempre, è ovvio, con i morti ammazzati a terra, in assenza di norme di riferimento adeguate, era molto più difficile parlare di rifiuti. Tant'è che noi raccontiamo, quando Roberto e la sua squadra indagano sulla mattanza ambientale e sui rifiuti, che gli lasciavano i colleghi della Criminalpolla le cartacce sulla scrivania. Tu sei quello che si occupa di rifiuti. Perché non era un tema. Cioè non era il tema che neanche l'opinione pubblica individuava come centrale. Questa informativa del 96 tiene dentro questi aspetti. Tiene dentro questi aspetti l'imprenditoria, la politica, gli intermediari, i professionisti. Perché Chianese un po' racconta il cosiddetto tavolino a tre gambe del post-terremoto del 1980. L'imprenditore, il politico, il clan. Non si sa se è ancora colluso con il clan dei Casalesi, arriverà la sentenza e capiremo, no? Però politica e imprenditore c'è già, queste due figure ci sono già. Lui si candida, non eletto per poco nel 94 con Forza Italia, ma è imprenditore che a fine anni 70 c'ha già una discarica qui a Giuliano, la famigerata Resit, e fa affari. È uno e trino,
Cipriano Chianese. E nell'informativa c'è questa triangolazione, c'è questa presenza della figura imprenditoriale, politica e dei rapporti con i clan. C'è un collaboratore di giustizia che racconta di quando un capozona chiese un prestito a Cipriano Chianese, che amava le auto di grossa cilindrata, per comprarsi un'autovettura. Cipriano Chianese si risentì e fu richiamato questo caponzona da Francesco Bidognetti, che gli disse, racconto il pentito, anche quando devi fare la pipì in presenza di Chianese devi chiedere l'autorizzazione a me. È il racconto che Chianese parlava e si rapportava con i vertici di Casalesi da pari a pari. Ed è ritenuto dalle strettoie antimafia di Napoli l'inventore dell'ecomafia in Campania. E tutto questo nella informativa di Roberto c'era. Roberto vive, interrompimi quando se vuoi fare più step, vive la frustrazione con la sua squadra di una informativa che resta nei cassetti. Viene ripresa dal dottor Alessandro Milita, che pubblica accusa nel processo a Chianese, dopo un decennio. E quando Roberto si ammala, lui si ammala nel 2000, la figlia aveva pochi mesi, era appena nata, Roberto continua a lavorare su altre cose, va in altri commissariati. Quando Milita lo richiama, PM della DDA di Napoli, lui, e per questo è sempre questa storia di Roberto, un racconto collettivo, ma anche un insegnamento di una personalità forte che ci lascia le lezioni anche di civiltà, di impegno. Perché lui si porta le carte in ospedale. Cioè, lui, malato di tumore, si porta, perché doveva scrivere un'altra informativa, che noi pubblichiamo nel libro, una pre-informativa, perché non riesce a completarla, sui rapporti, su quell'intreccio di livello altissimo, perché se aveva Cipriano Chianese la capacità di dare del tu ai vertici dei Casalesi, Cipriano Chianese aveva amici magistrati, trovate i nomi nel libro, aveva amici, aveva un amico generale dei carabinieri, aveva amici in quello che erano i settori, i gangli vitali delle istituzioni. Se non si capisce come una storia di rapporti, di relazioni, di livello altissimo, questa storia di mattanza ambientale di alcune aree della nostra regione non si comprende. Perché c'è un ruolo della responsabilità dei clan, ma c'è una responsabilità enorme e dei livelli di compromissione, i pezzi delle istituzioni. Cipriano Chianese nel 2000 va al consolato americano a Napoli a spiegare come si gestiscono i rifiuti. Cipriano Chianese, che era già indicato quando fu assolto nel 1993 come un soggetto intraneo a quel traffico di rifiuti, tra il 2001 e il 2003 diventa interlocutore privilegiato del commissariato di governo per l'emergenza rifiuti in Campania. Ci dovranno spiegare un giorno, forse mai, mi è capitato di scriverlo, perché poi nel 2002-2003 si attiva un servizio informativo da parte di un pezzo di servizi segreti nel commissariato e non si accorgono che sta lavorando Cipriano Chianese. O se ne accorgono ma non evidenziano questo dato, o lo evidenziano, non lo sappiamo perché non abbiamo avuto il report di quel servizio informativo. Così come è anomalo che ha avuto Giuseppe Garandente Tartaglia, soggetto imprenditoriale, il rapporto con i Mallardo, con Zagaria, ha avuto 63 affidamenti da FIB in pregilo e dal commissariato di governo per l'emergenza di rifiuti in Campania. Questi rapporti lunghi con apparati istituzionali vanno spiegati, noi li raccontiamo, ma vanno spiegati e chiariti soprattutto dagli organismi preposti. E io ogni volta chiamo in causa la commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, che ha poteri simili a quelli dei pubblici ministeri e che su questo secondo me devono agire. Tutto questo c'è tutto nella informativa di Roberto Mancini e ci lascia un tema che potremo poi affrontare, che è quello, ce lo lascia quasi in punta di morte, perché lo confida la moglie, lo confida alle persone più care, che è quello a cui accennavi tu. Uno, che c'erano gli impuniti e ci sono gli impuniti, e due, che non entrino, e i tentativi ci sono già stati, nell'affare bonifiche quelli che hanno contribuito a devastare.